350 anni sono una data assolutamente rispettabile. E siamo in casa di una famiglia che ha portato nel mondo il Five Roses e ha reso celebre il rosato pugliese. Si festeggia questa favola aziendale che è iniziata nel 1665 e che ha visto tanti De Castris passare, così come tante vendemmie imbottigliarsi. Sì, se ricordo bene io sono la 16ª generazione per quanto riguarda l'aspetto vitivinicolo, la 3ª per quanto riguarda l'imbottigliamento, quindi è una lunga storia, ognuno ha cercato di dare il suo apporto, chiaramente anche in tempi diversi si è agito anche in modo diverso, nel senso che specialmente negli ultimi anni il mondo cambia con molta facilità e quindi bisogna essere sempre al passo con i tempi. Non solo la cantina più antica della Puglia, una delle cantine più antiche d'Italia, insomma, si contano così quelle che hanno 350 anni e più. Una bella soddisfazione soprattutto per quello che è riuscita a fare negli ultimi 90 anni, da quando è in bottiglia, e soprattutto probabilmente secondo me negli ultimi 10-15, in cui sta decollando, a parte il Five Roses che è un vino rosato mitico, noto in tutto il mondo, ma i tre vini rossi che abbiamo assaggiato stasera sono veramente un segnale di svolta. Io sono venuto qui veramente per rendere chiaro a tutta la famiglia, in particolare per Nicola Leone De Castris, l'orgoglio e la gratitudine di tutta la Puglia nei confronti di una famiglia, di un'azienda che ha dato tantissimo all'immagine della regione e che può dare ancora moltissimo nel futuro. Lasciate che io mi presenti, sono il Duca Oronzo Arcangelo Maria Francesco De Castris, dei Conti di Lemos. Sono nato nel 1633 e sono il primogenito di una nobile casata spagnola, quella dei De Castris appunto. Di cosa stavi parlando? Stavo raccontando qualche episodio della nostra famiglia. Del nostro matrimonio? No, ancora il matrimonio non era arrivato, a parlare del matrimonio. Peccato, sai che io ci tengo, sono in fondo molto romantica, no? Sì, fu un matrimonio bellissimo e tra l'altro quello fu il matrimonio che unì insieme le nostre famiglie, Leone De Castris, insieme. E fu lo stesso anno in cui nacque anche l'etichetta, per volere mio, per volere di Donna Lisetta.